Roma si sveglia stamattina sotto la pioggia e si sveglia con un'indagine da parte della Guardia di Finanza che coinvolge l'ex sindaco Alemanno. Fanno riferimento ad un nome ormai noto, il nome di Carminati, ex esponente dell'estrema destra, nonché un terrorista dei NAR. Ad occuparci dell'inchiesta Mafia Capitale. Fuori la mafia dallo Stato! Fuori la mafia dallo Stato! Ciao, sono Virginia Raggi, candidata sindaco del Movimento 5 Stelle a Roma per le amministrative 2016. Questo appuntamento così importante qui è un po' per provare a rilanciare l'immagine di Roma, che all'estero è stata purtroppo sporcata da queste brutte vicende che hanno infangato la nostra città. E noi vogliamo che Roma torni ad essere una città dove vivere è dolce, è bello, è fantastico. Questo vogliamo fare. Ci vuole coraggio per cambiare Roma. È il momento di prenderci la nostra rivincita. A Roma, questo primo turno, lo stravince la pentastellata Virginia Raggi con oltre il 35% dei voti. Gli esperti Roma se la sono mangiata con i loro amici, con le lobby. Ecco in che cosa erano esperti. Noi quell'esperienza non la vogliamo. E voi, che Roma vorreste voi? Solo per chiedere che questo comune venga sciolto e che non si azzardino a nominare un amico dell'amico a fare il presidente del consiglio comunale. Ma dobbiamo assicurarci che questa gente vada in galera, perché se non vanno in galera si ricandidano anche alle prossime elezioni dopo lo scioglimento. E per farlo abbiamo chiesto e stiamo chiedendo ai cittadini romani di darci una mano. Sì, sempre, è sempre colpa di qualcun altro. Ma perché nell'ultimo anno non ha fatto la conferenza stampa? Qui c'è il rischio mafia, qua c'è, non si è accorto di niente. E credo che veramente dovrebbero vergognarsi di essere arrivati fino a questo punto. Hanno dato la presidenza della commissione trasparenza a uno messo da Carminati. Qua abbiamo i boss vicini alla banda della Magliana che mettono i loro uomini alla commissione trasparenza che deve gestire gli appalti a Roma. Ma io dico, ma il sindaco di New York in una situazione del genere, ma non si sarebbe dimesso? Presidente, chiediamo noi. È chiaro che la politica vuole fare finta di niente, se ne toglie uno e se ne mette un altro e non cambia assolutamente nulla. La capitale d'Italia succedono queste cose. L'unica forza politica in questo momento che non è coinvolta in questo scandalo, come in tutti gli scandali nazionali. Siamo gli unici
fuori la mafia dallo Stato, fuori la mafia dallo Stato. Se vogliamo veramente aiutare la magistratura, fidatevi di noi, fateci avere anche alla Camera dei Deputati, anonimamente, in busta chiusa, tutto quello che sapete su questi signori e su Mafia Capitale. Abbiamo cercato di ridare dignità a questa istituzione, ma i partiti non ce lo hanno permesso, ancora una volta, loro non gliene frega niente, loro vivono e pasturano da anni in questa terra di mezzo tra criminalità organizzata, tra malaffare e mala politica. Noi adesso ribadiamo con forza la richiesta fatta al prefetto di Roma, Giuseppe Pecoraro, di sciogliere il comune di Roma per mafia. O in alternativa chiediamo un gesto di responsabilità e di amore verso questa città da parte del sindaco Marino. Si dimetta per il bene della nostra città, si dimetta lui che è stato finanziato da Buzzi, uno degli uomini arrestati per la cupola mafiosa. Quante tasse di vergogna ancora! Vergogna! Sono un dipendente, sono il collaboratore del consigliere Panicato, tutto qua. Oggi ci è stata offerta la vicepresidenza dell'Aula. Abbiamo rifiutato. Non vogliamo scendere a compromessi con una classe politica che dimostra ogni giorno, e con queste ultime indagini ancora di più, di non essere assolutamente onesta e in grado di governare questa città. Non ci mescoliamo con loro. O la presidenza come ruolo di garanzia o nessun compromesso. Siamo qui a Ostia insieme portavoce nazionali, comunali, regionali, municipali, europarlamentari, perché noi siamo una comunità di cittadini liberi con le mani pulite e ci riprendiamo Roma e poi l'Italia. Abbiamo visto tutto su questo territorio, abbiamo avuto tutto. La banda della Mariana, i Fasciani, i Triassi, gli Sbana. Basta quegli affaristi, vogliamo dei cittadini, la trasparenza, basta con i conflitti di interessi, basta col tradimento delle istituzioni da parte di questa casta politica corrotta. Dove governiamo, a Pomezia governiamo, possiamo farlo sì con onestà ma anche con competenza, e lo dimostrano i risultati conseguiti. Oggi Pomezia è una città che ha i conti in ordine, che offre servizi ai cittadini, solo per quest'anno 14 milioni di euro di opere pubbliche e 5 milioni di euro di servizi socioassistenziali. Quindi questo significa che quando togli la corruzione dalla politica, i soldi possono essere reinvestiti in servizi ed opere alla cittadinanza. Fuori la mafia dallo Stato! Fuori la mafia dallo Stato! Fuori la mafia dallo Stato! Reddito di cittadinanza per l'Italia, unica speranza! Il Movimento 5 Stelle sta dimostrando semplicemente una cosa, che se questo paese fosse stato governato con onestà e con trasparenza, noi oggi non ci troveremmo in questa situazione. Noi oggi siamo nel paradosso di chiedere che la mafia esca dallo Stato italiano. Non possiamo permetterci di avere un sindaco che, al posto di fare le cose che servono per questa città, deve ancora capire se quello che gli si siede di fianco ha preso dei quattrini da alcuni mafiosi o meno. Questo è quello che noi dobbiamo pretendere, che si vada al voto, poi Marino si ricandidasse e valuterà se questo popolo, se Roma, rivoterà lui o darà la possibilità al Movimento 5 Stelle di amministrare per la prima volta una grande città, perché noi già amministriamo, noi già siamo forza di governo, siamo forza di governo a Pomezia, dove il sindaco Fabio Fucci è ritenuto incorruttibile da colui che ha corrotto tutti gli altri. Noi già siamo forza di governo,
Lo siamo ad Assemini, dove abbiamo cacciato Equitalia. Lo siamo a Ragusa, dove ci tagliamo gli stipendi e con quei soldi finanziamo il trasporto extraurbano scolastico per gli studenti di Ragusa. Queste cose non vi stiamo dicendo che le faremo, ma che le abbiamo già fatte. Venire qua a dimostrare che io sono onesto mi dà fastidio, perché non ci dovrebbero essere manifestazioni sull'onestà. Lo trovo anche semanticamente stupido, perché dovrebbe essere normale, perché devo dimostrare di essere onesto. Adesso siamo un grande gruppo con decine di sindaci, migliaia di consiglieri, parlamentari, europei. Dio mio, devono cominciare a parlare bene e giusto di noi. Noi abbiamo dato veramente anni e stiamo dando anni con felicità della nostra vita. Ed è la cosa che non riescono a capire, che noi l'abbiamo fatto non per avere indietro del guadagno, del profitto, l'abbiamo fatto proprio perché, per una questione di affetto nei vostri confronti. Io vi devo un sacco di affetto che cerco di contraccambiare facendo queste cose. Se dovete parlare del movimento, parlatene sottovoce, a tu per tu, andate nelle case, andate dai vostri amici e dicendo: ti devo dire una cosa del Movimento 5 Stelle. Però una cosa dovete farla, come l'abbiamo fatta noi, come la fanno loro, come la fanno tutti, anche gli attivisti. Bisogna ogni tanto nella vita rischiare qualcosa di proprio. Se noi non rischiamo personalmente qualcosa piccola, anche piccola, il stare lì e ogni 5 anni mettere una croce non serve più a nessuno. Grazie a tutti, arrivederci. Il vento sta cambiando, signori, il vento sta cambiando. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi, unitamente allo Statuto di Roma Capitale, adempiendo ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'amministrazione e per il bene pubblico, e di impegnarmi nella cura degli interessi e nella promozione dello sviluppo dell'intera comunità cittadina. Questa è la prima riunione dell'Assemblea Capitolina, che dopo 8 mesi di commissariamento segna finalmente l'apertura di una nuova era e quindi di un nuovo percorso condiviso e democratico che mancava alla nostra città. Dopo 8 lunghi mesi Roma torna ad avere un sindaco eletto democraticamente dai propri cittadini ed è soprattutto questa la vittoria di cui dobbiamo innanzitutto ritenerci orgogliosi, aver ripristinato la democrazia in una città dove questa era venuta a mancare. Vogliamo iniziare da subito a dare un primo segno tangibile. A partire dall'ultima domenica di questo mese le porte del Campidoglio saranno aperte alle visite dei cittadini che vorranno conoscere da vicino i luoghi delle loro e delle nostre istituzioni. Sono contenta che vi piaccia l'iniziativa. Questa deve tornare ad essere casa loro, la casa di tutti i romani. Intanto vi faccio vedere, vi faccio uscire sul balconcino e vi faccio vedere cosa stiamo amministrando. Questa è Roma, una parte di Roma, ma questa è Roma. È bello! Grazie.